Verde, buongiorno, bentornati ad una nuova puntata e soprattutto buona Pasqua. 68.000 ettari, 1.500 abitanti, questi sono i dati del giovanissimo Parco Nazionale dell'Alta Murgia. Allora, l'Alta Murgia prevede quattro province: Bari, Barletta, Andria e Trani. Murgia, che cosa significa? Arriva dal latino murex, quindi significa roccia. Siamo in compagnia del direttore Fabio Modesti, il direttore del parco. Allora, come possiamo vedere, l'Alta Murgia che cos'è? È un panettone calcareo. L'Alta Murgia è un tavolato calcareo da sempre, diciamo, destinato all'allevamento vicaprino e alla pastorizia. La pastorizia in questo territorio ha avuto sempre, come dire, la meglio sul resto delle attività. Se pensiamo che all'inizio dell'era moderna, alla fine del 400, Altamura contava 13.000 abitanti e 80.000 pecore. Vediamo, direttore, che ci sono anche campi coltivati a grano, ma è ideale come posto? Ma diciamo che la coltivazione del grano è stata un'attività secondaria in questo territorio. Il grano veniva coltivato soprattutto nei letti dei solchi erosivi, nei letti delle lame. Questo è un grano molto particolare, di difficile utilizzazione, se non per il pane di Altamura. Comunque, che infatti dopo vedremo anche tutta la filiera del grano duro. Ma qui è famoso anche a livello mondiale il parco dei dinosauri. La cava dei dinosauri è una cava dismessa dalla quale sono emerse queste impronte, migliaia di impronte di almeno 5-6 specie diverse di dinosauri, e ora questo è un giacimento a livello mondiale che noi cercheremo di sfruttare. Questo è il castello di Garagnone. Il castello del Garagnone, che è un castello del 200 in collegamento visivo diretto con Castel del Monte e che controllava la rotta della transumanza lungo la fossa bradanica sul Melfi Castellaneta. Ok. Allora, questo che vediamo invece dall'alto sembrerebbe un grande cratere, in realtà non lo è. E il pulo di Altamura rappresenta il crollo della volta della grotta sottostante ed è praticamente una dolina dal punto di vista geologico. È una delle più grandi d'Europa. Delle più grandi d'Europa. È sicuramente un monumento geologico per questo parco. Certo. Allora, io atterro proprio qui. Direttore, io la saluto per il momento, ma ci vediamo dopo quando ci trasferiamo verso la Basilicata. Grazie. A dopo. Grazie a voi. Vincenzo Costantini, veterinario del Centro Recupero, come va? Buongiorno. Allora, questi sono tutti gli esemplari. Innanzitutto, guardate il posto, questo è un habitat perfetto proprio per i rapaci, è vero? Sì, sì. Qui... Ma questo cos'è? Questo è un'aquila, cos'è? Questo va bene, è un maschio di Biancone,
L'aquila dei serpenti. L'aquila dei serpenti? Una specie... che mangia serpenti, quindi, no? Sì, si nutre prevalentemente di serpenti. Qui che cosa? Questa invece è una femmina. Una femmina sempre di biancone. Iniziamo a spiegare, Vincenzo, sì. Che il centro è nato 20 anni fa più o meno, vero? Sì, sì, sì. Ecco, e siete riusciti a curare più o meno 1000 rapaci, che sono tantissimi. Sì, in un anno, sì. In un anno sono sì, tantissimi. Sì, sì. Quindi il centro che funziona va bene. Sì. Rapaci che hanno avuto problemi di che tipo? Prevalentemente si tratta di fratture. Ok. Fratture da collisione. Spesso... Questa è una femmina, Clara. Ok. Clara, va bene, che è inserita in un programma di riproduzione assistita. Fa le uova, un'uovo all'anno, e si conta di ottenere dei piccoli da rilasciare in natura per l'incremento delle residue popolazioni naturali. Chiaro. Lui invece ormai ha terminato la riabilitazione, sì. E torna in libertà a settimane con un trasmettitore satellitare. Che problema aveva lui? 3 fratture all'ala, ecco sì, 3 fratture all'ala, ha recuperato perfettamente l'attitudine al volo. Mangia in maniera autonoma. Però ci sono anche molti rapaci invece che non possono più essere rilasciati perché non vivrebbero, quindi li tenete voi all'interno, sì, del centro? Sì, purtroppo quando abbiamo, ecco, delle lesioni irreversibili, vengono considerati diversamente abili e quindi vengono inseriti in programmi di riproduzione in ambiente controllato. Un'apertura d'ali di quanto quello? Beh, siamo quasi attorno ai 2 metri. 2 metri? 2,5 kg di peso. Questo è un nibbio... Un nibbio bruno, specie migratrice come la precedente. Sì. Sono animali che frequentemente troviamo nei nostri cieli, nei cieli, va bene, del parco. E è stato raccolto, era molto piccolo, non è stato portato subito al centro ed è stato allevato a casa. Ha seri problemi di imprinting, per cui non può essere rilasciato in libertà. Ma se dovessimo trovare un rapace piccolino, non lo dobbiamo portare all'interno della nostra casa? Perché assolutamente comunque, no. Poi dopo avrà problemi quando crescerà. Sì, purtroppo. Anche se vogliamo fare un gesto buono e bello, bravo. In realtà non facciamo solamente del male a lui. No, bravo. Nel senso che facilmente potremmo commettere a casa, chiaro, degli errori di gestione del comportamento, certo, dell'alimentazione. Per cui contattare quanto prima, certo, un centro specializzato in modo da provvedere adeguatamente, come è stato fatto per questo nibbio reale. Questo è il nibbio reale, questo è il simbolo del parco. Esattamente. Sì. Questo è un piccolo che è stato raccolto in plume, non aveva piumaggio, adesso lo sta ultimando. Aveva una seria malattia parassitaria, è stato curato, ritorna in libertà tra qualche settimana. Vincenzo, questo invece? Questo è un falco pecchiaiolo, molto simile alla poiana, ha la testa e il becco molto più sottili, molto più gentili, ha una dieta molto specializzata, si nutre di insetti. Se non ci fossero loro, assolutamente, ci sarebbero forse tantissimi. Loro sono dei grandi animali, amici nostri, perché tenendo sotto controllo la popolazione di insetti, evitano, ovviamente riducono la possibilità di danni alle colture. Chiaro. Allora, migra. Questa è una zona particolare, proprio per il fatto che ci sono tante grotte e proprio lì vanno a nidificare. Sì, molti rapaci nidificano su roccia nuda o negli anfratti delle pareti rocciose. Questo è il periodo ideale. E ormai iniziano i corteggiamenti e quindi tra non molto avremo già le prime uova. Allora, Vincenzo, che cosa hanno preso adesso? Dunque, qui abbiamo... il lanario, una specie molto rara, super protetta, non abbiamo più di 150 coppie nidificanti in Italia, non più di 10 coppie in Puglia. Molto simile al falco pellegrino, è un super predatore, si nutre prevalentemente di colombi. È un maschio inserito in un programma di riproduzione assistita e grazie a una terapia innovativa farmacologica per la infertilità da stress si può curare grazie a questo farmaco che è stato messo a punto proprio presso il centro di Bitetto in collaborazione con l'Università di Bari. Sono bellissimi esemplari, però sono rapaci, quindi è giusto che siano veri. Lui merita assolutamente rispetto. Rispetto anche perché lui è un vero predatore. Super predatore. Super predatore. Quindi faccio bene a temerlo. Ecco, sono giustificato. Mentre qui abbiamo il più piccolo della famiglia. Abbiamo il più piccolo rapace diurno e il grillaio, un nostro affezionatissimo amico, anche lui è fortemente minacciato. Negli ultimi 50 anni la popolazione a livello globale ha fatto registrare la perdita del 90%. Oh, va bene.
proprio a causa e della riduzione degli habitat naturali e per l'uso massiccio e indiscriminato in passato dei pesticidi. Lui si nutre di insetti, di cavallette. Grazie anche a lui, da diversi anni in Puglia non abbiamo più le storiche infestazioni da cavallette che facilmente davano problemi alle nostre colture. Vincenzo, io vi lascio adesso al vostro lavoro, so che dovete liberare fortunatamente degli esemplari. Sì, lei ritorna in libertà. Ah, sono contento. Allora, noi ci vediamo presto. Grazie, buon lavoro. Grazie a te. E non dica che ho paura dei rapaci però, eh. Siamo in compagnia del comandante della provincia di Bari, Giovanni Misceo, ben ritrovato. Buongiorno, buongiorno Massimiliano. Comandante, sono ritornati i rapaci. È per noi una grande soddisfazione perché vuol dire che il lavoro che stiamo facendo insieme anche all'ente parco sta dando i suoi risultati. Evidentemente il parco torna a essere un ambiente sicuro per la fauna. Come si comporta il corpo forestale dello Stato all'interno del parco? Un controllo, una prevenzione e anche una repressione a 360 gradi nell'ambito dei reati ambientali, un'attività di prossimità nei confronti di coloro che abitano l'Alta Murgia, che vivono anche nell'Alta Murgia, soprattutto nell'entroterra, quindi un'azione di polizia che purtroppo diciamo, è necessaria anche per prevenire le criticità che comunque sono presenti. Allora, siamo appena entrati comunque in primavera, arriva il caldo e purtroppo arrivano anche i primi problemi, soprattutto poi nelle regioni del sud. Vogliamo ricordare, non appena si è vista qualcosa, il 1515? Sì, il 1515 è il numero verde che invitiamo ovviamente a tenere sempre presente in caso di fumo, in caso di fiamme, e i nostri operatori rispondono e attivano immediatamente le pattuglie sul territorio. Perfetto. Comandante, io la ringrazio. Una buona Pasqua a tutti. Grazie, buona Pasqua, arrivederci. E allora, qual è il mio? Eccolo qui. E allora, andiamo. Arrivati, allora Giuseppe, ti lascio la cavalla, eccola qui, oh là là. Grazie. Allora, ecco a voi Nicola. Ciao, guarda che bel posto. Allora, questa è la classica azienda che si trova proprio all'interno del Parco delle Murge e non solo tiene così il posto come si deve tenere, ma in più è anche produttiva. Esatto, sì, è produttiva, nel senso che con l'allevamento delle pecore il latte che produciamo lo portiamo alla trasformazione del latte di cui facciamo il formaggio, la ricotta e pasta filata. Ecco, voi siete sei fratelli che lavorate tutti quanti assieme. Sì. Guardate come i muretti a secco come stanno bene, perché siete riusciti a ricostruirli. Sì, a questo è un vero e proprio patrimonio anche. Esatto, sì. Allora, tienimi un attimo questo microfono, riusciamo a prendere un agnellino? Sì. Allora, vediamo un po' se vado da questo qua. Maggia. Vai. Eccolo qua. Eccolo qua. Shh. Buono, guarda quanto è bello, guarda qua. Allora, quante pecore hai? Sono all'incirca 500 pecore. 500 pecore? Sì. Tutte libere, tutte da sotto prato praticamente. Sì. Adesso qui ce ne abbiamo una grande. E guardate quanti ragazzi che ci sono qui dietro. Allora, adesso che cosa si fa? Adesso noi, in questo periodo di marzo, c'è il taglio della coda. Il taglio della coda? Il taglio della coda. Ma tutta la coda o solamente il pelo? Solo il pelo. Solo il pelo. La lana, in poche parole. La lana che sta intorno alla coda. Perché viene tagliata? E perché per far sì che la mungitura venga più pulita. Perché comunque adesso vanno anche in giro. Esatto, mangiando l'erba verde, comincia a germogliare, l'erba verde si fa sì che quella lana intorno alla coda si sporca di fici. Chiaro, è tutta un'operazione fatta a mano. Esatto, sì. E allora vieni qua, raggiungiamo tutti i nostri ragazzi, buona domenica ragazzi, che bel posto. L'avete mai visto un agnellino da vicino, piccolo piccolo? L'hai accarezzato? No, tu l'hai accarezzato.
Mica hai paura, dai. Allora, Angelica, vieni qui. Allora, tu sei la responsabile delle fattorie didattiche in tutta la Puglia, giusto? Esatto, esatto. Che cosa prevede? Si fa il percorso didattico, ci si rende conto come avviene la trasformazione dal prodotto al... Cioè, tutta la filiera. E poi anche la degustazione dei prodotti. Funziona. Funziona molto bene, è per questo che stiamo investendo. Bene. Bravi, bravi. E noi siamo a fianco alle vostre iniziative. Vuoi toccarlo? Ah, Nicola, tu sei sempre aperto per loro, vero? Sì, sempre. Questo lo diamo a Nicola. Nicola, questo a te. Ciao Nicola, in bocca al lupo. Ciao ragazzi! Stiamo raggiungendo la città di Altamura. Beh, quando parliamo di Altamura, la prima cosa che viene alla mente è subito il suo pane e anche la semola rimacinata. Pensate che ogni giorno i 12 mulini di questa città trasformano 25.000 quintali di grano e pensate che da Altamura ogni giorno vengono fatti 550 quintali di pane. Sapete la differenza tra il pane di Altamura DOP e il pane di Altamura con semola rimacinata? Lo scopriremo tra pochissimo, dopo la pubblicità. Ho preso il dosso. Famoso grano duro, pensate che questo grano veniva pagato 20 anni fa più o meno 40 euro al quintale, oggi viene pagato, se va bene, 20 euro, quando va male 15 euro ai coltivatori. Sono in compagnia di Caterina Serino. Caterina è una tecnologa cerealicola proprio. Come mai viene così pagato? Allora, negli ultimi 20 anni c'è stata una sovrapproduzione mondiale di grano duro perché altre nazioni del mondo hanno prodotto queste grandi quantità di grano duro e quindi il prezzo di mercato oggi è veramente molto basso. Questo vuol dire che i nostri agricoltori del territorio fanno veramente fatica oggi a sostenere i costi di produzione, insomma, del grano duro. Insomma, Caterina, conviene coltivare il grano duro oggi qui? Beh, se facciamo un discorso esclusivamente economico non conviene. Il problema è che il nostro territorio è vocato per questa coltura, per un discorso credo climatico, perché le nostre famiglie fondamentalmente sono legate a questo tipo di coltura. Cosa si può fare però per andare a aiutare? Allora, secondo me gli agricoltori oggi fanno un buon prodotto, però dovrebbero in qualche modo organizzarsi per avere una forza di mercato. Si devono unire tra di loro, esatto. quello che diciamo sempre noi, non vi dovete parcellizzare, ci dobbiamo dividere. Allora, noi abbiamo parlato di semola rimacinata, e allora andiamo a vedere come si fa. Grazie. Ciao. Prima di avere la semola rimacinata però c'è tutto un processo di lavoro. Salvatore Martimucci, ciao. Ciao. E allora, la prima fase di lavoro qual è? La prima fase di lavoro è una pulitura che viene fatta al grano per separare i corpi estranei che sono pagliuzze, pietrusche e altro, affinché poi c'è il condizionamento del grano dove variamo l'umidità per arrivare alla macinazione. Qui arriva il chicco del grano, che è la miscela, abbiamo i rulli che vanno a rompere il chicco e sotto, vi faccio vedere, abbiamo la rottura dove appunto separiamo la parte grossa da quella sottile. Perfetto. Dopodiché da qui dove va? Perché vedete qui ci sono i tubi, vanno al piano superiore e il prodotto sale con queste linee pneumatiche, arrivano sui Plansister, che è una macchina che praticamente setaccia il prodotto, la parte grossolana ritorna sull'altro passaggio
e la parte sottile va avanti che poi diventa semola. Sono 20 passaggi. Vabbè, io dico quanto lavoro per poi andare di là e diventa semola. Andiamo a vedere. Salvatore, qui avviene l'ultima lavorazione. Sì, qui abbiamo l'ultima fase della lavorazione dove dividiamo appunto tutti i prodotti. Ok, quando andiamo a dividere questo, perdonami, sì. Qui abbiamo la semola. Esatto. La parte che viene divisa, quindi che diventa semola, il resto cos'è? Abbiamo la crusca, che è la parte esterna del chicco di grano, e la parte intermedia che è il farinaccio. Perché con la crusca che cosa si fa? È a uso zootecnico. Solamente animale? Solo animale. E invece il farinaccio? Lo stesso. Lo stesso, uguale. Sì, sì. Con la crusca che cosa si fa? È a uso zootecnico. Solamente animale? Solo animale. E invece il farinaccio? Lo stesso. Lo stesso, uguale. Sì, sì. Allora andiamo a vedere. Noi andiamo a rimacinare. Facciamola vedere, guarda, questa è la semola, eccola. È la semola. E uno potrebbe dire, vabbè, questa è la semola rimacinata. No. Sembra, invece non è così, non perché è così, totalmente diversa. Perché poi abbiamo l'ultimo processo che faccio io. Questo che rimacina appunto il prodotto. Quindi alla fine abbiamo ottenuto la semola rimacinata di grano duro. Ah, intanto ci hanno raggiunto anche tutti quanti i fratelli, eccoli qua, tutti assieme. Allora, quanto ti costa, anzi, quanto vendi tu la farina? Quanto la vendi? Oggi col mercato attuale dei grani il prodotto costa intorno ai 35-40 euro al quintale. 35-40 euro al quintale. Sì. Diciamo che prima però che arriva direttamente al fornaio deve passare tutto questo, deve fare e tutto... poi c'è anche il trasporto con... Sì. Con i mezzi. Con i mezzi che voi quanto la pagate ai coltivatori? Ma oggi il prezzo del grano si aggira intorno ai 16-17 euro. I prodotti della tradizione vincono sempre su tutto, Andrea Di Gesù. Per forza. Allora, abbiamo visto quindi la farina, abbiamo visto il grano duro, adesso dobbiamo vedere però il prodotto finale, dobbiamo vedere come si fa il pane di Altamura. Il pane Allora, innanzitutto dobbiamo prendere una cosa, allora, perché c'è il pane d'Altamura DOP e il pane invece come si chiama? Di semola rimacinata. Rimacinata. Dai Gianni. Allora, mi dici che differenza c'è tra questi due pani? Una è una filiera di grani duri che vengono dalla nostra terra, vengono, e l'altra hanno una percentuale di grano estero, e poi c'ha un lievito, tutta la tradizione poi di lieviti di questo lievito madre, lievito madre, solo lievito madre. E invece questo qui? C'è un po' di lievito di birra. Ma non vi converrebbe, scusami, promuovere il pane DOP d'Altamura in tutta Italia, in Europa, nel mondo? Perché ad esempio io che voglio comprare il vostro pane, se ha la DOP sono sicuro che viene fatto qui e sono sicuro che viene fatto secondo un disciplinare. Questo mi potreste mettere di tutto all'interno, ma perfetto. Se ti conosco personalmente dico no, io lo compro Andrea, è giusto, Andrea bravo, è giusto, ma non conosco tutti gli altri. Perfetto. E quindi perché questo lo facciamo, lo mandiamo fuori di Altamura. Altamura però assorbe questo tipo di pane non DOP, ne assorbe di più di quello. Cioè i cittadini del luogo prendono questo? Preferiscono, perché? Diciamo, una mentalità altamurana. Lo possiamo aprire? Lo possiamo vedere? Oh, ma no. Vai, io ti apro questo. Vai. Guarda che bello. Ecco, vediamo un po' la differenza. È più scuro questo qua. Questo invece no. Esatto. È più scuro perché il lievito di birra non ce n'è che lo fa fare le bollicine. Certo. Questo è più chiaro. Quanto costa il pane DOP qui? Noi ad Altamura lo vendiamo 2,20 il chilo. 2,20 al chilo? Sì. E quanto invece? Beh, noi lo troviamo al doppio invece dalle nostre molto parti. Di più. Molto di più? Molto di più del doppio. Perché c'è un problema di trasporto che incide. Allora, mi fai vedere come fai a fare questo cappello? Subito. Senti, ma voi però quanto pagate la farina agli agricoltori? Non è che la pagate di più? Sì. La pagate di più? Sì. Sì, veramente? Sì. Quindi invogliate a far lavorare con il grano della zona per fare la DOP poi? Sì,
si fa. Voi sì, lo fate? Sì. Ah, si fa, perché non tutti lo fanno invece, perché gli agricoltori invece di questo si lamentano, perché invece il prezzo di solito è anche più basso, quindi a loro non conviene. Perché? Perché secondo i mulini che c'hanno e secondo le esigenze del panificio, che sta la richiesta di più del pane d'op, devi fare il pane d'op. Guardate quanto è morbido, anche bello elastico poi. Elastico, vedi questo c'è qua. Questo significa che comunque è di qualità. Caspita. Allora, io prendo, c'è la focaccia qui all'interno, allora, la posso prendere io? Sì, prendi Massimiliano. Ok, senti, mi dici come viene fatta la focaccia? Stessa pasta del pane, della pasta, del pane. Ahi. Sia il pane che la focaccia si viene a impastare la notte, si lascia lievitare per 4 ore e mezza. 4 ore e mezza? Lievitare l'impasto. Sì, tanto, come il pane poi alla fine. Sì. Ci vuole 4-5 ore per farlo lievitare per bene, secondo le temperature esterne. Ok, ma guarda tutti i ragazzi che stanno qua, che comunque sia, che viene dall'acquolina in bocca. Sono bravi i ragazzi della squadra esterna di Roma. Bella, per tutti quanti. Bella. Io ti faccio un grandissimo in bocca al lupo. Lo stesso a voi. Speriamo di vederci presto. Buon lavoro, grazie. A presto, ciao Andrea. A voi, grazie. Stiamo sempre sorvolando l'Alta Murgia, però sono sempre in compagnia del direttore del parco. Direttore, però questa è l'Alta Murgia, noi ci stiamo spostando verso quella materana, che geologicamente però è identica. C'è una continuità geologica e territoriale ovviamente tra l'Alta Murgia e la Murgia materana, è una continuità anche ambientale. Come possiamo vedere, questa è la città di Matera, una città trogloditica, rappresenta il frutto di un processo insediativo evolutosi nel tale. Come possiamo vedere, questa è la città di Matera, una città trogloditica, rappresenta il frutto di un processo insediativo evolutosi nel corso dei capacità dei nostri avi di adattarsi ad ambienti estremamente difficili ed estremamente poveri di acqua. C'erano dei sistemi evolutissimi di raccolta e di conservazione dell'acqua piovana che probabilmente vanno riscoperti. E fa tanto che è diventata anche il primo sito al mondo dichiarato paesaggio culturale come patrimonio mondiale dell'umanità. Allora, io voglio ringraziare il Corpo Forestale dello Stato, voglio ringraziare i piloti Luigi Fracassi e Donato Gentile. Direttore, io la ringrazio. Adesso entriamo all'interno dei sassi con Eva che ci racconta una storia. Margaretta, sei nata in Polonia, hai vissuto in Germania, ma ti ritrovo qui a Matera. Come mai? Ero una ragazzina avventurosa e a 15 anni sono scappata di casa, ero anzi una ragazzina ribelle, girovagato per l'Europa e così mi ritrovo a Matera. Tu Margaretta hai sempre avuto un grande estro artistico che hai cercato di coltivare e una volta qui ti sei appassionata ai sassi, che però non erano come sono ora. Assolutamente, c'era tutta la magia dell'abbandono, certo erano degrado assoluto, però era anche magico, cioè entravi in questi ambienti dove trovavi, non so, una scarpa abbandonata, un cappotto appeso, avevano tutta una, sì, lo chiamo magia dell'abbandono. Alla fine degli anni 50, con la legge di Alcide De Gasperi, c'è stato l'ordine di evacuare i sassi perché si trovavano in condizioni molto molto disagiate. Nel 58 poi sono andati via gli ultimi abitanti, qualcuno è rimasto ancora a vivere, ma gran parte della gente è andata via. Questa tua passione, questo tuo grande amore per i sassi di Matera l'hai trasformato e tramutato in una vera opportunità. Come? Da anni perseguivo l'idea di fare una struttura ricettiva particolarissima che esca fuori da qualsiasi concetto di lusso ovvio, di ospitalità.
quindi avevo individuato un'area nei Sassi, che era una delle aree più antiche ma anche più abbandonate e malmesse, e lì ho incominciato a costruire l'idea di realizzare questo progetto di un'esperienza di ospitalità. Tu hai voluto intendere i Sassi di Matera in una chiave nuova, insomma, perché li hai recuperati e ristrutturati mantenendo però la loro anima, la loro autenticità. La sfida è stata proprio quella di recuperare questi ambienti, renderli vivibili, ma lasciargli proprio questa emozione di un luogo ancestrale, antico, come se fosse non toccato. Margareta, quanto ci hai impiegato per realizzare questo tuo sogno? Sono passati 10 anni. Ti è capitato che qualche abitante di Matera incuriosito sia venuto a vedere i tuoi Sassi? Sono venute alcune persone che vivevano in quelle grotte ed è stato molto emozionante, perché per me sono padroni di questi luoghi tuttora. Ora facciamo un salto nel passato e andiamo a vedere come si viveva nei Sassi di Matera fino a prima degli anni 50. Eustachio, tu sei nato proprio all'interno di un Sasso di Matera. Sono nato nel 1936 e sono nato in una casa, voi dite un Sasso, io dico in una casa come questa, identica, con la stalla, con tutte le sue comodità che c'erano allora. Eravamo 7 figli. Come si viveva qui a Matera? Con tutte le sue comodità che c'erano allora. Eravamo 7 figli. Come si viveva qui a Matera? C'era un po' di pane per mangiare, almeno in casa mia, come tante altre, le case più povere. E poi la famiglia era grande, ci dovevi arrangiare. C'era per dormire, per esempio, la sera si inventavano i letti, come qui vediamo, sul palco, oppure su una cassa. Si inventavano dove la sera si uscivano i materassi da dentro alle casse, si mettevano ovunque pur di dormire. E la sera si mangiava la minestra. Quindi Eustachio, in un piatto come questo si mangiava in più di 10 persone, tutta la famiglia si riuniva attorno ad un piatto così? Si cucinava e la donna lo riempiva di pasta, un chilo e mezzo di pasta, e lì tutti intorno alla tavola, 10 persone, si mangiava. Ci tengo a precisare una cosa, che allora Se mangiavi, non si perdeva tempo, se cominciava a perdere tempo, alla fine rimaneva digiuno. Oltre ad esserci tante persone, qui dentro, in una casa come questa, c'erano anche gli animali. In un angolo c'era la stalla con l'asinello, il mulo, il maialino, le galline, tutti gli animaletti che se si voleva mangiare, dare l'uovo al bambino, si doveva crescere la gallina. Questa tua passione, Eustachio, l'hobby di fare le statuine in tufo, di dedicarti a loro, ce l'hai sempre avuta? Ce l'avevo, l'ho sempre avuta. Ce l'hai sempre avuta. Comprai il locale qui dei Sassi e mi misi a fare questi lavori artigianali. Come ti è nata l'idea di creare tutto questo? Perché? Da che cosa? È stato come un desiderio che avevo di fare tutto questo non per me o per i miei figli, perché ormai a loro io l'ho raccontata, la mia vita vissuta. Soprattutto servirà per le nuove generazioni. Avranno modo di capire come si viveva. Era una vita brutta. E per questo l'ho fatto io, che non andranno dimenticate queste cose. Ho fatto le figure, le sculture in tufo, proprio perché possono durare nel tempo. Perché se durano i muri da secoli fuori, le sculture in tufo dentro possono durare ancora di più. Quindi spero che tutto questo, un giorno, le persone si ricorderanno di Eustachio Rizzi.
Beh, oggi dobbiamo dire che la festa è anche per tutte loro. Gaetano Scarilli, oggi le hai vestite, sì, praticamente sono, con i campanacci. Sono pronte per la partenza per la transumanza. Allora, sono i vani che vanno in transumanza. Gaetano, diciamo che queste sono vacche podoliche. Podoliche però, in purezza. In purezza, però la domanda che ti volevo fare è che in 50 anni i sassi sono cambiati. Qualcosa è cambiato, però le mucche sono rimaste, diciamo, uguali. Qual è l'importanza? Loro non sono cambiate, il modo anche di allevamento per loro non è cambiato, perché si sa, la razza podolica è una razza comunque rustica, una razza rustica anche. Che si adatta molto bene in tutti gli ambienti e vive benissimo allo stato brado. Questi oggi sono i veri tutori del territorio, con la loro presenza, diciamo, c'è la presenza continua dell'essere umano. È anche una forma occupazionale. Chi è che ci lavora però prevalentemente qui? Ma diciamo, come manodopera italiana se ne trova pochissima proprio, diciamo, sono, la maggior parte sono tutti stranieri che arrivano. Ho capito. Oggi come oggi io faccio l'allevatore solo ed esclusivamente per passione. Per passione, e meno male che ci sono persone solo la passione, perché come reddito, il reddito, diciamo, oggi è zero. Guardate che sfondo, abbiamo Matera, abbiamo la vacca podolica, abbiamo anche il cielo, fortunatamente oggi è un bel tempo, vediamo come sarà questa settimana. È zero. Guardate che sfondo, abbiamo Matera, abbiamo la vacca podolica, abbiamo anche il cielo, fortunatamente oggi è un bel tempo, vediamo come sarà questa settimana. Amici di Linea Verde, bentornati, possiamo dire che ci troviamo proprio nel cuore di Matera, perché ci troviamo tra Matera, città, e le chiese rupestri, quindi quella più antica, è vero, Paolo Montagna? Sì, siamo esattamente nei pressi della chiesa rupestre di Madonna delle Vergini, che è una chiesa rupestre del X secolo e che pensa è ancora aperta al culto, infatti, si dice la messa. Stanno uscendo adesso, sì, proprio oggi, sì, giorno di Pasqua. Ed è una delle tantissime chiese rupestri che furono scavate lungo le pareti scoscese di questo canyon che noi chiamiamo Gravina di Matera, insieme a villaggi agropastorali, luoghi dove la popolazione rurale viveva, soprattutto nel periodo medievale. E quindi sono luoghi che ci riportano soprattutto alla spiritualità di quel periodo. Paolo, ti ringrazio, raggiungimi su, perché è arrivato il momento del gran finale e la gente ci sta aspettando. Scappiamo. Andiamo. Guarda che bello, che bel cavallo, ma lei da qui, guardate che panorama, guardate che bella Matera, addirittura ha raccolto anche gli asparagi, asparagi selvatici. Sì. Sta bene qui, eh? Sì, una bella giornata. Buona Pasqua. Grazie. Buona Pasqua a tutti quanti voi, eccoli qui, guardate che patrimonio, patrimonio dell'umanità. Allora, iniziamo subito con la nostra nutrizionista, abbiamo la nostra Margherita, Margherita Caro, e allora parliamo di mandorle. Allora, come stai? Bene, bene, questo posto è splendido. Allora, le mandorle ottime. Allora, buonissime, vedi? Eccole qua. Le mandorle già in generale sono un ottimo alimento. Per il cultivar e per il terreno su cui vengono coltivate hanno un maggiore contenuto di proteine e di grassi essenziali, di omega 3 e di omega 6. Ma le mandorle fanno bene per? Fanno benissimo, perché modulano in maniera positiva l'infiammazione, sono antitumorali, fanno bene alle malattie del cuore, nel senso che le fanno andare via. Eccolo. Sono perfette anche per i ragazzi. Perché? Perché se noi facciamo il latte di mandorla si può utilizzare benissimo per condire una bella macedonia di frutta fresca senza aggiungere zucchero in più. Margherita, senti, l'ultima cosa, dato che oggi è giorno di Pasqua e quindi... Giorno pericolosissimo. Un giorno pericoloso, perché mangeremo tantissimo. Ci faremo uova. Ci faremo, ecco, da domani. Allora, tu stai da per andare... Da domani facciamo. Sì, domani che è Pasquetta, appunto. Insalata e carne arrosto, domani ed è perfetto. Okay. Ma tu stai andando a mangiare una minestra di cardoncelli e io ti seguirò, perché verdura, frutta fresca è il modo migliore per riperdere quei chili che abbiamo preso, però con grande piacere. Con grande piacere, quindi verdura e frutta fresca. Va bene, Margherita, ciao. Ci vediamo dopo. Eccolo qui, abbiamo la nostra Rosa, guardate che cosa ci ha organizzato. Rosa, questi sono i grandi prodotti, dal caciocavallo al... questo è il...
Canestrato di Moliterno. Sì, sono tutti prodotti tipicamente lucani, prodotti sul territorio. Il canestrato ha ricevuto l'IGP poco tempo fa e viene lavorato in tutto il territorio regionale. Lì abbiamo la zuppa tipica dei pastori, praticamente ricotta e siero, la manteca e il caciocavallo prodotto con latte di mucca podolica. Ecco qua, che fa benissimo anche per gli sportivi. No, no, vai, potete pure assaggiare dopo aver fatto il giro. Allora, questo è il pane. Allora, noi abbiamo visto il corso della puntata perché adesso siamo in Basilicata, ma prima eravamo in Puglia, abbiamo fatto il pane di Altamura. Questo invece è il pane di Matera. Certo, il pane di Matera. È vero che state cercando di far entrare anche il pane come patrimonio dell'umanità? Patrimonio immateriale dell'umanità. Si vuole salvaguardare. Ma anche per il cibo, quindi si può fare? Sì, sì, per l'immateriale sì, perché si vuole salvaguardare il saper fare del territorio. E poi il pane di pezzatura minore ha già ricevuto l'IGP perché viene prodotto con lievito naturale. Qui la caratteristica è proprio questa forma grande che appartiene alla storia di Matera e quindi noi stiamo cercando di valorizzarlo attraverso la certificazione dell'UNESCO. Ok, un altro prodotto importantissimo anche nella zona, proprio anche del PIL, proprio della Basilicata, sì. sono le fragole, tutto quello che viene coltivato nella zona del mare, questo? Del Metapontino. Difatti il 60% del prodotto ortofrutticolo che si sviluppa sul nostro territorio viene sviluppato in questa area. La fragola è la terza in Italia e il prodotto partecipa per il 60% alla produzione del PIL interno lordo. Il distretto in modo particolare opera da più tempo con la salvaguardia e la promozione degli ortofrutta tutta. Le fragole sono una primizia in questo periodo e siamo riusciti ad averlo proprio perché si trova in questa zona dove il clima è particolarmente mite. Buono. Abbiamo olio, ma non solo, poi abbiamo grandi prodotti e qui abbiamo una signora che è anche un po' il fiore all'occhiello di questo territorio, vero? Ma che cosa che fa? Quello è il puntarello, che sono? Sì, appunto di coltello sono. Punto di coltello? Appunto di coltello, niente cosa dentro, male. Ecco, non ci sono conservanti. Non ci sono conservanti e viene prodotto proprio interamente nella loro azienda. Lì c'è la pezzente che è tipica materana, fin anche il peperone che è tipico di Senise come zona, viene essiccato da loro e poi macinato e utilizzato insieme al finocchietto selvatico. È proprio una caratteristica del nostro territorio. Ok, non ci sono solo prodotti rosa ma c'è anche tanto artigianale, vero? Certo, c'è la produzione del tufo, la cartapesta che rappresenta il periodo più importante dell'anno, il carro trionfale in occasione della festa patronale che è la Madonna della Bruna che si svolge a luglio ogni anno. Allora, qui cosa mangiamo? Qui abbiamo una pietanza che viene fatta con i cardoncelli tipicamente materani e poi abbiamo la cialledda che praticamente è il piatto dei poveri, si mangia a Matera. E come viene fatta? Allora, si mette dell'acqua a bollire e si mettono a cuocere patate, cipolla, origano, olive e pomodorini. Intanto si spezzetta il pane mettendo un filo d'olio e alla fine si aggiunge un uovo. Ma versare il tutto sul pane. Si rende conto che ha cucinato per tutti qua e aspettano? Ah no! Facciamo un applauso! E noi Rosa, mettiamoci in mezzo ai ragazzi, facciamo un brindisi. Brindiamo con che cosa? Brindiamo con un primitivo Matera Doc del Consorzio di Tutela di Matera. Allora, mettiamoci in mezzo ai ragazzi. Rosa, io ti ringrazio, facciamo un ringraziamento a tutta la Regione Puglia, alla Regione Basilicata, soprattutto all'Alta Murgia e a Matera. Allora ragazzi, noi diamo la linea a chi? Al TG1, diamo l'appuntamento a domenica prossima, sempre alle ore 12:20 su Rai 1. E ricordate che la salute dei ragazzi è nelle vostre mani! Bravi però, eh! A domenica prossima! Gli auguri di Pasqua! Auguri di Pasqua!